Una miniserie evento per raccontare la vita di Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, andrà in onda su 1 il 12 e 13 febbraio alle 21.30 con la regia di Luca Lucini e Ago Panini. Nella scorsa puntata del nostro speciale abbiamo conosciuto i primi tre protagonisti del cast, ovvero Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà e Chiara Celotto. Oggi invece incontriamo altri due protagonisti del cast, Gianluca Zaccaria, che interpreta Francesco Castiglione, e Giovanni Crozza Signori che sarà invece Carlin Repetto. Io interpreto Francesco Castiglione, il miglior amico da sempre di Mameli, che parte in una maniera molto eccentrica, un personaggio eccentrico, eh, divertente, solare, anche inconsapevole di quello che succede all'epoca, Guascone. Guascone, Guascone, esattamente, e grazie poi a Mameli si avvicinerà all'entelema e cambierà, diventerà uno dei come dire, degli organizzatori del, di questa società che poi fonderà la prima Repubblica romana. Io faccio Carlin Repetto, Camallo del Porto, Camallo del Porto <ride> eh. di un'altra un estrazione sociale rispetto agli altri personaggi, che comunque poi entra a far parte del, dell'Entelema e diciamo, sposa i valori di questi giovani rivoluzionari e poi fa accadere cose che non si possono dire, già detto, però Insomma, non si possono fare spoiler ovviamente. Viene valorizzato il talento, il coraggio e l'idealismo di Papelli. Sì, eh, insomma il suo punto forte era appunto credere in qualcosa, in dei principi così moderni, così rivoluzionari, eh, contemporanei anche. Eh, era un, un visionario con una lungimiranza incredibile, già nel 1847 parlava di eh, suffragio universale esteso alle donne, una cosa che è successa poi cento anni dopo, per cui parliamo di eh, pensatori, eh, sognatori che poi insomma, hanno... Eh, hanno diffuso le loro idee non solo con la parola, ma poi anche eh, con il corpo si sono sacrificati letteralmente cosa che ovviamente è ad oggi pensare soprattutto per dei giovani di 20 anni che rischiavano la vita tutti i giorni, per cui questo è assolutamente assurdo. Raccontare dunque al grande pubblico una storia forse poco conosciuta, ma quanto straordinaria. E poi è una, una pagina, secondo me, che è anche poco conosciuta nei, in termini reali di quello che è stato: nel senso che questi ragazzi avevano poco più di vent'anni e, comunque, hanno fondato la Repubblica Romana, hanno tentato di unificare l'Italia con una costituzione a tratti modernissima che era all'avanguardia. Quindi, assolutamente, cioè è stato un onore interpretarlo, ma anche un modo formativo per conoscere meglio questo pezzo di storia fondamentale perché sono troppo propense a farsi riempire la testa dai preti e certo, certo.